Buongiorno, benvenuti ad un altro appuntamento informativo con Milano Pavia News. Ci colleghiamo subito con il quartiere Lorenteggio, dove si è svolta un'operazione antidroga della polizia. Per noi c'è Giusy Chiricò che ci racconta tutto. Buongiorno Giusy. Buongiorno Paolo, quasi 120 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana è stata sequestrata lo scorso weekend, ovvero quello appena trascorso. La notizia è arrivata soltanto oggi. Due uomini sono finiti in manette. La scoperta appunto è avvenuta lo scorso fine settimana al termine dell'operazione. La polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani di 42 e 48 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Praticamente in pratica i poliziotti stavano seguendo due autovetture che dal quartiere del Gallaratese si stavano muovendosi verso il quartiere di Lorenteggio di Milano. Come tutti sappiamo è un quartiere abbastanza noto per questi episodi legati alla droga, dove appunto una volta arrivati nel quartiere vicino ad un deposito dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio di merce. Nel deposito i poliziotti hanno fatto un primo accertamento, hanno perquisito le due autovetture nelle quali hanno trovato due borsoni pieni di droga. Appunto hanno trovato 107 kg lordi di hashish, 11,8 kg lordi di marijuana e 785 grammi di cocaina. La droga, oltre un quintale, ovviamente è stata sequestrata, oltre ai vari sequestri che hanno fatto all'interno delle abitazioni di questi due uomini italiani. È tutto da Lorenteggio, ci risentiamo tra poco. Grazie Giusy, ancora cronaca, purtroppo ha avuto un esito mortale l'incidente avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A4 in entrato fra Sesto San Giovanni e Agrate. A perdere la vita è stato un giovane di 27 anni residente a Como. Attorno alle 15 la sua auto si è scontrata con un altro mezzo e poi si è ribaltata. Il 27enne sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo, portato d'urgenza al San Gerardo di Monza, non è sopravvissuto alle ferite riportate. Incidente, sono rimaste leggermente ferite altre due persone, un ragazzo di 27 anni e una giovane di 34 anni. Si starà discutendo in sede di Parlamento europeo un accordo di libero scambio fra Unione Europea e Vietnam. Questo accordo di libero scambio potrebbe porrà fine, se venisse approvato, ai dazi sul riso vietnamita. Su questo c'è una dura presa di posizione da parte dell'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca. Una decisione che di certo non fa felici gli agricoltori italiani. Il Parlamento europeo negli scorsi giorni ha dato il via libera definitivo all'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam, accordo che comporterà tra l'altro l'ingresso a dazio zero di 80.000 tonnellate di riso lavorato, semilavorato ed aromatico, un prodotto su quale però pesano le accuse di sfruttamento del lavoro minorile del Dipartimento del Lavoro statunitense, sottolinea Coldiretti. Un accordo truffa, commenta l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca, che rischia di mettere in grave difficoltà i nostri agricoltori. Ma noi non ci stiamo e mi auguro che nel voto ci siano tutti i 76 deputati italiani a votare contro questo accordo truffa, perché il reale pericolo qual è? Che l'accordo metterà in moto la possibilità di importare in Italia qualcosa come 80.000 tonnellate ogni anno di riso. Quindi se vogliamo difendere il nostro riso di qualità, la nostra salute e non far arrivare nelle nostre bocche e nelle bocche dei nostri figli e sulle nostre tavole riso contagiato, riso avvelenato del Vietnam, della Cambogia, del Myanmar, perché poi dal Vietnam arriverebbero appunto tutti questi risi, dobbiamo pretendere che 76 deputati italiani votino come voterà il sottoscritto. Il sottoscritto voterà col pulsante rosso, perché è un voto per appello nominale, e voterà contro questo provvedimento folle per il riso, per la salute e per il paese Italia.
La Regione Lombardia, in una conferenza stampa tenuta a Robecco sul Naviglio, ha ribadito il sostegno alla realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa. Si tratta di un'opera strategica per la Lombardia, ha detto il presidente Fontana, che abbiamo inserito anche nel nostro programma delle infrastrutture per le Olimpiadi. Alla sua realizzazione si oppone un vizio di forma che non dipende in alcun modo da noi. Credo che la strada migliore da percorrere sia quella di individuare un percorso comune con il Ministero per raggiungere al più presto questo obiettivo. Così il presidente Fontana. Ha parlato anche l'assessore alle infrastrutture Claudia Terzi, che ha detto: per uscire dall'impasse va risolto un nodo a livello nazionale, un conflitto tra i ministeri che aveva di fatto fermato le procedure già prima della sentenza del TAR. Al prossimo tavolo delle infrastrutture della provincia di Pavia, ha aggiunto Silvia Piani, assessore che rappresenta l'area pavese in giunta, proporrò a tutti gli interlocutori istituzionali del territorio la sottoscrizione di un documento a conferma dell'importanza dell'opera che consideriamo strategica per lo sviluppo della zona. Molto duro invece il commento del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Massimo Di Rosa, che in un comunicato scrive: chiusi nella loro ristretta cerchia leghista, indicano conferenze stampa su opere che non hanno saputo progettare e nemmeno concludere da 30 anni. Si scagliano contro chi ha chiesto una strada intelligente e non a uso e consumo della speculazione del cemento. Questo il commento del rappresentante del Movimento 5 Stelle. Parliamo adesso di rifiuti. In regione si è fatto il punto sul presente e sul futuro dello smaltimento. La gestione sostenibile dei rifiuti, questo il tema al centro dell'incontro relativo alle BAT Conclusion sull'incenerimento rifiuti che si è svolto al Pirellone. E proprio in Lombardia il sistema di controllo delle emissioni è uno tra i più evoluti al mondo. Esiste la possibilità che la Lombardia sta percorrendo con molta efficacia da anni, di recuperare innanzitutto i rifiuti, di riciclare tutto ciò che è riciclabile, di recuperare in senso energetico quello che non è recuperabile come materia, e infine esiste la necessità di avere impianti di discariche residuali che ovviamente chiudono definitivamente il ciclo. Questo nell'ottica dell'economia lineare in cui questo momento ci troviamo, ma in ottica di economia circolare tutta la rotazione impiantistica continuerà comunque ad essere necessaria, ma i prodotti, ed è qui la chiave di volta dell'economia circolare, dovranno essere costruiti in modo tale che sia insito la possibilità di recupero nelle tecnologie di produzione e costruzione. È stata l'occasione per riflettere sul sistema lombardo dei rifiuti, un sistema all'avanguardia non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, perché, come peraltro ci dice l'Unione Europea, in questi anni ha lavorato per ridurre la quantità di rifiuti, per aumentare la raccolta differenziata, siamo arrivati al 71% rispetto a una media nazionale del 50%, per massimizzare il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti. Oggi noi avviamo a recupero di materia il 61% dei rifiuti urbani, e per utilizzare come fonte energetica alternativa e rinnovabile la parte che non può essere recuperata, e questo avviene appunto nei termovalorizzatori. Oggi circa il 22% dei rifiuti urbani viene recuperato come energia. Dati analoghi valgono anche per i rifiuti speciali. Questa sera a Voghera un convegno sulla sanità, convegno che si terrà in Sala Zonca, e noi ci colleghiamo proprio con la Sala Zonca, dove c'è Ermanno Bidone con un ospite. Buongiorno ad entrambi. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Siamo appunto, come dicevi giustamente, qui a Voghera, all'interno di questa sala comunale, nella quale questa sera il Partito Democratico farà il punto sulla situazione sanitaria del territorio della Lombardia, ma ovviamente in particolare più nel dettaglio legata al Pavese. Sono con Alessandra Bazzardi, segretaria del Partito Democratico di Voghera. Ecco, Alessandra, perché avete deciso di convocare questo incontro? Spesso si dice che la Regione Lombardia a livello sanitario è un'eccellenza nel panorama nazionale, ma evidentemente qualcosa che non funziona c'è ancora. Sì, la sanità lombarda è un'eccellenza, ma un'eccellenza
grazie anche e soprattutto ai medici, agli operatori sanitari che arrivano anche a coprire quelle che possono essere delle mancanze, delle lacune che noi stasera vorremmo un po' dibattere. L'obiettivo è proprio fare una fotografia su quella che è la sanità, come dicevi tu, lombarda, e questo rientra in un progetto, in un gruppo, cioè in un progetto che il gruppo della regionale del PD sta portando in tutta la Lombardia, però proprio anche declinarlo sul territorio. I problemi li sappiamo, li conosciamo, sono le liste d'attese, il pubblico e il privato, il problema dei pronto soccorso, il problema delle persone, la carenza del personale soprattutto nel pubblico, certi reparti che vengono comunque privilegiati o su cui invece vanno fatti delle battaglie. Io ricordo che il Partito Democratico di Voghera, grazie ai consiglieri e anche al nostro capogruppo Gallotti, ha portato avanti battaglie come la Storchiuni, che il pronto soccorso, la guardia medica e addirittura poi anche le farmacie. Cioè il PD c'è sempre stato su questi temi. Trovo che sia una priorità per chi vuole amministrare, una priorità per chi vuole fare politica, soprattutto perché la salute e la sanità deve essere al centro del dibattito. E quindi noi ci siamo, questa sera ci saranno tantissimi ospiti e relatori. Avremo Carlo Borghetti, che è il vicepresidente del Consiglio regionale, modererà il consigliere regionale Villani, che è da sempre sul pezzo, ma ci saranno quindi tecnici e politici, proprio perché dobbiamo dare delle risposte più che fare dei convegni. Cioè, il convegno deve essere, secondo me, molto operativo e dare delle risposte a una città che, ricordiamoci, ha tantissimi anziani, quindi anche il discorso del volontariato, il discorso dell'assistenza e dei servizi è prioritario. Bene, grazie ad Alessandra Bazzardi del Partito Democratico, a te la linea, Paolo. Grazie, una brutta notizia di cronaca: un giovane di 30 anni è morto nella notte fra venerdì e sabato in un incidente stradale avvenuto a Pizzale. Un trentenne di professione guardia giurata stava rientrando dal lavoro quando è improvvisamente uscito di strada mentre percorreva via Cantone, non lontano da casa. La vettura è finita in un campo, la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo. All'arrivo dei soccorsi il trentenne era già morto. Si ipotizza che alla base dell'incidente possa esserci stato un malore. La vittima era nipote del pugile Giovanni Parisi, anch'egli morto in un incidente stradale anni fa. Torniamo a Milano e torniamo a collegarci con Giusy Chiricò, perché sono usciti nuovi dati che riguardano i prezzi degli immobili di lusso. Allora, quali sono le ultime? Allora sì, esatto Paolo, praticamente Milano ha raggiunto l'1,4 milioni di residenti a Milano, che è una città comunque che rimane attrattiva per giovani studenti e lavoratori, e proprio per questo Palazzo Marino, la Giunta Sala, ha deciso che come obiettivo futuro si porrà quello di creare, di costruire delle abitazioni soprattutto in affitto per questi giovani studenti e lavoratori che si approcciano ad una vita nuova milanese. Però non parliamo soltanto di questo, che è un po' quello che riguarda tutti, perché Milano è attrattiva anche per coloro che hanno un budget molto più elevato. Infatti sono arrivati alcuni dati dalla Gabetti Agency, dove abbiamo sentito Fabio Guglielmi, il consigliere appunto delegato di Gabetti Agency, che ha dichiarato che i prezzi degli immobili a Milano sono arrivati a costare 14.000 euro al metro quadro. Ma quali sono le zone che più vengono valutate appunto a questo prezzo? Abbiamo in primo luogo il quadrilatero della moda, quella via che combacia tra via Monte Napoleone e Sant'Andrea, che è il cuore del centro di Milano, ma rivalutato anche il Bosco Verticale, che addirittura, pensate, arriva a costare 20.000 euro al metro quadro. Si viaggia appunto ai 20.000 euro al metro quadro, ma i potenziali acquirenti, dice appunto quest'indagine, sono disposti a spendere il 20
20% in più, non solo per conquistare un piano alto dove appunto le terrazze detengono il primato, ma anche sono disposti a spendere questa cifra per avere la doppia o tripla esposizione, ma anche per la sicurezza del quartiere, l'efficienza e soprattutto anche per i servizi. Le case dunque costeranno dai 14.000 euro al metro quadro, case ovviamente non per tutti, ma nemmeno per così pochi. Infatti c'è così tanta richiesta di questi appartamenti, quella che manca a Milano è appunto l'offerta. Infatti Fabio Guglielmi, il consigliere delegato di Gabetti Agency, ha fatto un vero e proprio esempio, ovvero quello di un immobile in via Dante che verrà riconvertito in abitazioni che partiranno dai 14.000 euro al metro quadro. È un caso che rappresenta tutte le esigenze, ma non hanno ancora aperto le vendite e c'è già un database che supera 30 volte l'offerta. Pensate quante persone sono in lista per acquistare questo appartamento in via Dante. Adesso è tutto, ti ridò la linea, Paolo. Grazie Giusy, però neanche nella Milano del lusso non mancano le disavventure. C'è stato un furto da 15.000 euro nel parcheggio del prestigioso albergo Four Seasons all'interno del quadrilatero della moda. Ignoti sono riusciti a introdursi nell'area e a scassinare una vettura di proprietà di una coppia di turisti spagnoli. All'interno c'era una pelliccia del valore appunto di 15.000 euro che è stata portata via dai ladri insieme a un gilet da 500 euro. Sono in corso le indagini da parte degli uomini della questura che hanno iniziato dall'analisi dei filmati e delle videocamere di sorveglianza. Torniamo da Ermanno Bidone per quello che era un appuntamento davvero attesissimo dall'Oltrepò vitivinicolo che si è svolto nella giornata di ieri, cioè l'elezione della nuova dirigenza della cantina sociale di Canneto Pavese, recentemente interessata da una inchiesta giudiziaria. Quindi Ermanno, com'è stata questa giornata? Eh beh sì, dicevi giustamente, ieri appunto l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione della cantina cooperativa di Canneto Pavese che come molti di voi sapranno è stata interessata da un'inchiesta che ha portato a 7 misure cautelari lo scorso 22 di gennaio, un'inchiesta che sta ancora continuando. Ebbene erano stati appunto arrestati i vertici della cantina, il presidente e la vicepresidente. Nella giornata di ieri nel corso dell'assemblea è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione. Come da anticipazioni alla massima carica, diciamo, del consiglio siede Antonella Papalia, la nuova presidente della cantina sociale, mentre il suo vice sarà Tonino Bolognesi, un altro socio agricoltore. Nel corso delle votazioni sono stati 105 i votanti su 220, su questi 105 appunti presenti 23 erano soci speciali senza diritto di voto. Ebbene, ora questa nuova compagine, questo nuovo consiglio di amministrazione avrà il compito non semplice sicuramente di traghettare la cantina fuori da questo pantano di questa inchiesta che ovviamente ha fatto molto rumore e sta avendo delle ripercussioni anche evidentemente a livello commerciale per la stessa azienda, ma un po' anche per tutto il territorio dell'Oltrepò Pavese. Presente anche all'assemblea di ieri anche il dirigente regionale di Lega Coop Dad, che ha parlato di una situazione davvero difficile e ha usato parole che hanno insomma creato un po' di preoccupazione per il futuro della cantina, in quanto ha detto che il compito sarà davvero davvero arduo. Insomma, comunque da oggi il nuovo consiglio di amministrazione ha preso, diciamo, ufficialmente ha iniziato la sua attività e vedremo nelle prossime settimane quali saranno le prime mosse della nuova dirigenza. Grazie Ermanno, naturalmente poi nell'edizione di stasera tutti i servizi su questo appuntamento per l'Oltrepò vitivinicolo. Incendio ieri mattina in una ditta che lavora materiali plastici a Chignolo Po in zona industriale. Le fiamme hanno interessato un silos che ha velocemente preso fuoco. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco da Pavia e da Lodi. Dal rogo è scaturito un denso fumo perché nel silos erano conservati materiali plastici. Mediati anche i controlli sull'aria da parte
parte di ARPA, con il comune che ha dato l'indicazione precauzionale ai cittadini di tenere chiuse le finestre. Fortunatamente i dati raccolti sono stati rassicuranti e si è evitato il rischio inquinamento, anche perché l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse alle aree produttive dell'azienda. Il problema è stato risolto nell'arco della mattinata. Ancora petizioni a Milano che riguardano strade e incroci pericolosi. In particolare, negli ultimi giorni si sono fatti sentire i residenti di Corso San Gottardo. Un incrocio dove le macchine sfrecciano a gran velocità, spesso senza nemmeno dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali. È l'attraversamento tra Corso San Gottardo e Via Gentilino, dove solo venerdì scorso un bambino di 4 anni è stato investito da una moto pirata. Il bimbo era mano nella mano al papà, entrambi appena usciti dal supermercato all'angolo, quando lo scooter lo ha travolto in pieno, senza nemmeno fermarsi per prestare soccorso. Il motociclista, infatti, dopo l'impatto ha subito accelerato per fuggire in direzione di Piazza 24 Maggio, lasciando perdere le sue tracce. Il bimbo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso, ma per fortuna i primi esami hanno scongiurato lesioni gravi. Una tragedia sventata che però ha messo in allerta i comitati di quartiere, che già da tempo denunciano una situazione viabilistica critica e pericolosa in tutto Corso San Gottardo. Sui social il gruppo Social Street San Gottardo Meda e Montegani ha così lanciato una petizione. L'incrocio pedonale di Corso San Gottardo all'altezza della pensilina del tram 3, nonché l'incrocio pedonale posto all'intersezione tra Corso San Gottardo e Via Gentilino, scrivono sulla raccolta firme gli abitanti, sono decisamente pericolosi a causa del forte traffico e del non rispetto del codice della strada da parte di molti automobilisti e motociclisti. Gli incidenti sono assai frequenti, con danni anche gravi ai pedoni, sottolineano nel comunicato, che rischiano ogni volta di essere investiti. La richiesta degli abitanti è quella di individuare con urgenza una situazione efficace che metta in salvaguardia i pedoni che quotidianamente attraversano quegli incroci, ad esempio attraverso l'installazione di un semaforo pedonale, di strumenti atti a dissuadere la velocità o che limitino il traffico, se non addirittura rendere tutto un'area a 30 km orari. La raccolta firme è rivolta all'assessore alla mobilità e ambiente Marco Granelli e al presidente del Municipio 5 Alessandro Bramanti, che non tarda a rispondere. Già nei mesi scorsi abbiamo fatto dei sopralluoghi con i cittadini, commenta Bramanti, l'ipotesi di una zona 30 che avevamo già chiesto di valutare ed un maggior controllo sia in forma elettronica con telecamere che con una maggior presenza della polizia locale sono le soluzioni che anche con l'ausilio della petizione proposta porteremo avanti come municipio. Intervento dell'elisoccorso ieri pomeriggio alla pista da cross di Ottobiano. Un ragazzo di 17 anni si è infortunato durante un allenamento. Dopo i primi accertamenti sul posto, dalla centrale a Reu hanno deciso di far intervenire l'elisoccorso per il trasporto urgente al Policlinico San Matteo, dove il ferito è stato ricoverato in codice giallo. Il responso dei medici è stato quello della frattura del femore della gamba destra. Non si segnalerebbero altre lesioni. Questa sera a Pavia il tanto atteso Consiglio Comunale sul futuro dell'area ex NEC. Negli scorsi giorni c'erano state anche delle frizioni fra Comune e Regione che in parte, anche con l'intervista che stiamo per sentire, parrebbero essersi sopite. Pavia, ripeto, spetta ai pavesi prima di tutto e quindi chi la rappresenta a stabilire che cosa farci. Abbiamo dato la possibilità di discuterlo e abbiamo dato la possibilità di discutere di ogni cosa. Nessuna volontà di anteporsi al sindaco e alla giunta, ma solo il desiderio di dare a Pavia una possibilità sullo sviluppo futuro della ex Necchi. A pochi giorni dal consiglio comunale aperto, fissato per lunedì sera al Mezza Barba, il consigliere regionale Ruggero Invernizzi torna sulla polemica scoppiata nelle scorse settimane con il sindaco Fracassi e l'assessore all'urbanistica Koch per l'ordine del giorno presentato in regione. A parte l'ottimo rapporto che io ho sia con l'assessore Coll di Pavia, ma anche con il sindaco e con tutte le forze in generale. Abbiamo portato in consiglio regionale, e ripeto, voto unanime di tutti i consiglieri regionali, quindi di tutti gli schieramenti, quindi sicuramente non abbiamo votato il merito della questione, ma abbiamo votato una richiesta che ci era stata mandata a suo tempo dal Comune per addivenire un accordo di programma. Questo accordo di programma possibile proprio con la legge sulla rigenerazione urbana tanto ha voluto il gruppo di Forza Italia e che è stata discussa proprio nel periodo di novembre-dicembre. Per cui con questa possibilità, con questo possibile accordo di programma, noi abbiamo stabilito con il
voto regionale, che si potesse rivenire un accordo di programma tra la Regione, il Comune e tutti coloro che devono far parte di questo tavolo per l'accordo. Un accordo di programma dunque per avere un iter più snello, ribadisce Invernizzi, ed anche sull'indicazione di una grande struttura di vendita contenuta nel documento non si sottrae la risposta. Non possiamo, non è nostro compito entrare nel merito di quello che che Pavia, che il Comune di Pavia, che il Sindaco naturalmente deciderà di farci in quest'area. Noi abbiamo dato la possibilità a discutere di quello che si potrà fare. Allora, poi la discussione, non sfuggo sul fatto del grande centro commerciale, eccetera, eccetera. Guarda, intanto vi dico che nella legge di rigenerazione urbana proprio io ho voluto che nella parte che riguardasse diciamo, la possibilità di ripristinare o di rimodernare, di arrivare a dare un possibile ruolo alle vecchie cascine, ecco, io ho voluto che la parte, che tutto ciò che è industriale, tutto ciò che è commerciale non possa essere utilizzato in questa nuova ristrutturazione di queste cascine, ma bensì tutto ciò che è inerente all'agricoltura. Quindi figuratevi se io volessi o avessi una predilezione per determinate. Grave episodio in una partita giovanile di calcio femminile. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, una giovane arbitro di 16 anni sarebbe stata aggredita nel corso della partita di Under 15 fra Meda e Riva Nazzanese. Sarebbe stato proprio l'allenatore della squadra oltrepadana a strattonare la direttrice di gara, poi insultata anche da un tifoso. In parapiglia si sarebbe placato soltanto con l'intervento del padre della ragazza. A originare le tensioni una decisione contestata con il fischio finale che è stato dato in concomitanza con una rete della squadra di casa. L'allenatore della Riva Nazzanese e un tifoso sarebbero quindi entrati in campo con fare minaccioso e il primo sarebbe anche venuto a contatto con l'arbitro. Per la nostra rassegna web oggi non vi mostriamo un sito internet, bensì il profilo Facebook del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano, che riporta questa foto, testimonia un intervento svolto in mattinata a Opera, un incendio in un appartamento che è avvenuto in via Fratelli Cervi. Sul posto, appunto, come vedete, diverse squadre dei vigili del fuoco, non si segnalano feriti o intossicati, anche se precauzionalmente è stato comunque allertato il 118, immagine di questa mattina. Per il momento è tutto, vi ricordo alle 18 linea attualità e poi le edizioni serali del telegiornale. Buona giornata. We'll be right back.